Ebbene sì, ciao a tutti ragazzuoli, oggi siamo qui in un nuovissimo video su Animal Crossing New Horizons. Siamo tornati con questo nuovissimo video perché oggi andiamo a fare un bel po' di cosette. Prima però voglio sempre ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per ricevere tutte le nostre notifiche e ho detto questo, direi che possiamo iniziare. Allora ragazzi, ho comprato un nuovo lampione e l'ho messo qua. Allora ragazzuoli, cos'è che andiamo a fare in questo video? Intanto andiamo a farmare un po' di miglia di Nook tramite le missioni di miglia di Nook più, che sono abbastanza sempliciotte, per Adolfo, che vuoi? No. Veramente no. Vabbè ragazzi, allora scusate per l'interruzione. Come stavo dicendo, i miei abitanti mi danno le cose assurde anche se io non le chiedo. Vediamo almeno cos'è. No, mamma mia. Eccolo. Vabbè. Allora, stiamo dicendo, andiamo a farmare un po' di miglia di Nook per arrivare a 2000. Adesso vi faccio vedere anche quante miglia di Nook ho. 130, quindi mentre facciamo anche altre cose, ragazzi. Per quale motivo? Perché un mio abitante, Lino il maialino, se n'è voluto andare. Domani se ne va e noi intanto iniziamo a farmare per andare a cercare magari. Avete visto mai quel gattino carino con gli occhi di colore diverso l'uno dall'altro? Raimondo? Ok, vorrei avere lui, oppure il faraone, che in questo momento non mi ricordo assolutamente come si chiama. Allora ragazzi, cos'altro andiamo a fare oggi? Intanto, cosa importantissima da fare, di lasciare subito un mi piace a questo video, quindi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di attivare la campanellina. Non mi pare di averlo già detto, ragazzi, vuoto di memoria improvvisivo, eh. Allora ragazzi, adesso entriamo dentro al municipio, se si può chiamare in questo modo, e andiamo a parlare con Fuffi per vedere cosa che ci dice. Perché ragazzi, oggi faremo anche il nostro orto di albero di stelline e dopo andiamo a vedere il tutto. Fuffi, vieni immediatamente qui, vieni a parlare con me. Buongiorno. Votazione dell'isola. 3 stelle, ok. Ok, leggiamo un estratto di opinioni. Ok, va bene, sempre quella là delle rape, ragazzi. Ok, più positivi sul paesaggio dell'isola. Naturalmente c'è sempre un margine di miglioramento, non è così? Ma se continuiamo a fornire tutto l'aiuto di cui sei capace, presto l'isola sarà decorata alla perfezione. Ok, ragazzi, allora, qualche recensione qui e lì, ragazzi. Allora, ragazzuoli. Appunto, oggi andremo a fare proprio questa cosa. Meno male che siamo venuti qua da Fuffi, anche perché dobbiamo prendere anche i soldi per fare il nostro orto di albero di stelline. Ma ragazzi, oggi andiamo appunto a mettere un bel po' di recensioni perché prima, off camera, prima di far registrare questo video, preleviamo il massimo. Naturalmente noi 9994. E allora ragazzi, prima di questo video appunto stavo dicendo che ho usato un coupon miglia di Nook, per questo ho così poche miglia e non ho trovato nessun abitante, quanto sono fortunato. Però c'erano diverse rocce sull'isola e guardate quanto sono riuscito a farmare, 15 di ferro tra la mia isola e quell'altra, 18 di argilla e 21 pietre. Ragazzi, 21 pietre, 15 pezzi, 15 pezzi di ferro. Ok, però adesso prima di andare a fare il tutto, andiamo a fare un'altra cosa. Perché, ragazzi, io vi ricordo che se avete il negozio ampliato di Mirko e Marco, ogni giorno arriverà sul lato sinistro, subito all'entrata. Adesso ve lo faccio anche andare a vedere. Ci sarà un oggetto di carnevale. Solo che costa 4.000 quello di oggi, perché appunto è lo standard. E a me serve perché non l'ho comprato. Facciamo un'esamina fossili, perché ragazzi, i fossili valgono di più se li fate esaminare. Fossili normali, Mirko e Marco ve li vendono per 200, quindi neanche tanto.
Attentamente. Ok, ragazzi, purtroppo no, noi non doniamo, mio caro. Doneremo un'altra volta. Vediamo cos'è che abbiamo, perché se c'è un velociraptor non lo tengo. Non so mai cosa ci sia nella serie. Però dettagli, ragazzi. Allora, apriamo. Alla sinistra, alla destra. Perfetto, usciamo, ragazzi. Alla sinistra e alla destra. Alla grandissima. Ok, no, non ci interessa dargli le cose. Quindi adesso, ragazzi, usciamo. E vi faccio vedere anche l'oggetto. Quindi oggi abbiamo un bel po' di cose da fare. Quindi entriamo nel negozio. Solo se ce l'avete ampliato, perché una mia amica che ha iniziato a giocare da un po' non ce l'ha ancora ampliato. Sono entrato e non avevo oggetti. Vedete, questo qua è l'oggetto di carnevale di oggi. Ma adesso parliamo con Mirko Marco. Vogliamo vendere. Cosa vogliamo vendere? Allora, vendiamo i nostri due fossili esaminati. Vediamo. Per 10.000, raga, 10.000 stelline, eh? Affare fatto sì, ragazzi, affare fatto sì. Adesso andiamo di qua e prendiamo anche il nostro festone. Quindi, così, 4.000 stelline, appunto, ragazzi. Quindi facciamo affare fatto, prendiamoci il nostro, questo coso qua. Adesso, ragazzi, abbiamo completato anche la missione 1.000 di Nook, più... Che ci darà 300 miglia, ragazzi. 300 miglia con una missione. Questa 200. Dopo andiamo a fare tutto, ragazzi. Allora, adesso che abbiamo questo, usciamo da qui, ragazzi. Usciamo. Cioè, ragazzi, 10.000 miglia per due ali, per due fossili esaminati. Se non li fate esaminare, solo per 400 euro. 800 stelline, scusate, sono 10.000 stelline totali. Se li fate esaminare questi due fossili. Quindi ricordatevelo bene a mente. Scrivete. Velo. Allora, ragazzi, come potete vedere, anche per fare dei paesaggi suggestivi, qui ho messo un alberetto, qui appunto ho comprato cosa vuoi? Perché mi togli il pavimento? Qui ho comprato appunto dei lampioni, no? Per la notte, qui non è molto illuminato. Ecco qua. Ho comprato queste due cose che fanno un bel po' di luce da quel che ho visto, credo. Quindi ora spegniamo. E allora, ragazzi, cos'è che andiamo a fare adesso? Adesso andiamo di qua. Andiamo nella nostra area da campo. Ah, ragazzi, qui appunto, ragazzi, nello scorso video vi avevo detto che avrei spostato qualche casa. Appunto, eccola qui. Ho spostato questa casa qua. Perché appunto, ragazzi, ciò che vi consiglio di fare per dare all'isola un aspetto più ordinato è di mettere da una parte tutte le case dell'isola. Nel mio caso io lo voglio fare a sinistra. Ho messo anche un lampione qui dietro. E ho spostato quella di Adolfo. Eccola qua. L'ho messa proprio qui, accanto a quella di Greta. Dopo vi faccio vedere chi sono i miei abitanti, ragazzi. Poi qui dietro abbiamo uno spazio tutto libero dove andrò a spostare per prima la casa di Zanna. Adesso vi faccio vedere tutti quanti i miei abitanti. Allora, ragazzi, Adolfo è lui. Quello che se ne sta andando è lui. E Greta è lei. Zanna, eccolo qua. Potete vedere, lo vedete pure voi. È maschio, eh. Sta vicino al museo. Lo voglio spostare dietro la casa di Adolfo o dietro la casa di Greta. Quindi, ragazzi, diciamo che l'isola sta prendendo un attimino forma. Ragazzi, ho dovuto togliere tutto il vecchio pavimento che avevo fatto e ho messo tutto quanto terracotta, ragazzi. Ci ho messo una marea di tempo. Allora, quindi adesso, senza perdere altro tempo, però... Scusami, grazie. Ok, passiamo da di qua. Rampa. Questa è la nostra zona da campeggio, ragazzi. Ricordatevelo. Questi sono i nostri oggetti di carnevale e lo stendardo possiamo andarlo a mettere magari qui dietro. Festone, scusate, colpa mia. Non si vede, però carino, dai. Se si va qui dietro si può anche vedere, ragazzi. Facciamo così. Qui, ragazzi, ho spostato il fuoco, come potete vedere, che l'altra volta era da quest'altra parte. Ops, scusate, da qua non si passa. Era da quest'altra parte, ci ho messo la palma e ho spostato anche lo stendino. Carino, ragazzi, sta prendendo forma la mia isola. Ora, cos'è che altro andiamo a fare? Abbiamo posizionato questo. Grazie. Abbiamo posizionato questo. Vi ho fatto vedere la casa. Vediamo. Cos'è che dovevamo fare, ragazzi? Mi sono completamente. Ah, sì, giusto. L'albero di stelline, ragazzi. L'albero di stelline. Ogni giorno nella vostra isola spunterà un punto chiamato punto oro. Adesso ve lo faccio anche vedere perché l'ho localizzato prima. Andiamo da questa parte. Vi faccio vedere anche dove che sarà il mio orto, esattamente dietro casa mia. Eccolo qua, ragazzi, il mio punto
punto oro di oggi è qui. Quindi cos'è che dovete fare quando vedete il punto oro? Pala da campeggio, una pala qualsiasi va bene. Prendiamo i nostri 1000 soldini, che non fanno mai male, che però riutilizzeremo su. A posto. Adesso devo per forza andare a fare una pala, perché sennò il punto oro non lo possiamo fare, ragazzi. Oh yeah. Mi si è rotta giusto la pala quando mi serviva, ragazzi. Che fortuna. Solo che io dovrei avere già i materiali per farla. Non voglio fare una pala quella con minerali di ferro, perché no, a meno che non abbia qualche minerale di ferro nello sgabuzzino, ma non mi pare. Adesso andiamo subito a vedere, perché i minerali di ferro ci servono per fare le 50 recinzioni. Allora, minerali qualcosa? No, nessun minerale. No, niente di nulla, ragazzi. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo di qua. Iniziamo un progetto fai da te. Allora, eccola qua, la pala. Pala fragile. Va bene, la realizziamo un attimino fragile, ragazzi. Ma dopo che abbiamo fatto tutte le nostre recinzioni, mi vado a comprare una pala vera e propria, magari, ragazzi. Dove mi chiedo il nostro orto, mi vado a comprare una pala vera e propria, ragazzuoli. Ok, ragazzi, perfetto. Ora che abbiamo di nuovo la nostra carissima pala, che si è rotta roba nel momento del bisogno, facciamo... Ok, prendiamola. La nostra pala... Mamma mia, ragazzi, mi sembra di essere tornato ai tempi antichi. I tempi antichi, quando non avevo ancora le cose che non si rompevano subito. Però io la pala la uso sulle rocce, quindi è normalissimo. Ok, dopo aver fatto ciò, ragazzi, prendiamo nel portafoglio, ragazzi. Poi facciamo 10.000 stelline. E le sotterriamo qui dentro. Boom! Ecco qua, abbiamo il nostro alberello. Adesso ci vorranno, se non mi sbaglio, sì, 4 giorni, 3 giorni per arrivare al medio, e il quarto per farlo crescere e avere anche le sue 10.000 stelline. Perché, ragazzi, ogni sacco sarà di 10.000 stelline. Quindi questo, quell'albero lì, più un albero che avevo messo da quest'altra parte, che adesso andiamo subito a spostare, eccolo qua, con 2 alberi di stelline, in 9 giorni, 10 giorni, vi siete fatti 60.000 stelline e potete spostare un'altra casa, ragazzi. Quindi questo era il metodo, appunto, per fare 60.000 stelline in pochissimo tempo. 100.000 stelline, ragazzi, le fate in 2 settimane. 2-3 settimane, ragazzi. 100.000 stelline in 2-3 settimane con questo metodo. Ok, ragazzi, ora che siamo qui, andiamo a fare in questo modo. Salciato d'arco. Mettiamolo qua, l'altro. Ecco qua, perfetto. Poi adesso la pala. Dopo la andiamo a sistemare, ragazzi, state tranquilli. Boom. E adesso andiamo a posizionare l'albero di stelline piccolo. Boom. Ecco fatto, ragazzi. Questo sarà il nostro piccolissimo orto. Ora, cos'altro andiamo a fare? Togliamo. Andiamo da questa parte. Proviamo ad abbellire, ragazzi, con il nostro orto. Con l'orto, ragazzi, che stiamo facendo adesso. Lì ci mettiamo delle recinzioni. Alcune delle recinzioni che andremo a creare. Quindi partiamo in casa. Ragazzi, Animal Crossing purtroppo è così. Un gioco bello, rilassante, ma se devi avanzare è una pizza, ma proprio mortale, cioè ti annoi perché non sai più che cosa che dovresti fare per accontentare Fuffi. Ragazzi, cosa che dobbiamo fare per accontentare Fuffi? Allora, andiamo ai realizzabili, ragazzi, ecco appunto un botto di cose, ma noi ci servono solo i muretti giapponesi. Ne abbiamo 50, perché, ragazzi, ce ne da 10 ogni volta che ne facciamo uno. E quindi, ragazzi, con 5 facciamo 50 pezzi. Perfetto. Siamo a 20, ragazzi, eh. 30. Adesso altre 2 volte, ragazzi. Ci siamo quasi. 40. Adesso l'ultimo e finiamo tutti i minerali di ferro. E 50, ragazzi. Eh sì, ragazzi, bene sì sì, bene sì sì. Perfetto, può bastare per ora perché non possiamo farne altri. Mettiamo le cose che non ci servono dello sgabuzzino, perché, ragazzi, sono botto. Ok, mettiamo tutti i minerali, tutte le cose, anche la lampada stereo, le cose che non ci servono. Questo lo vado a vendere al mio venditore ambulante di oggi. Ho 2 megafoni, ragazzi, eh. Io ho 2 megafoni.
L'ho sbagliato. Metti il sgabuzzino. Ah no, il mio sgabuzzino è pieno, naturalmente. Vabbè, ne ho due io. Quello fiamme e quello stelline, perché sono belli entrambi. Sette da tavola. Allora, ragazzi, adesso queste cose. Ah, ragazzi, abbiamo completato una missione, ragazzi, eh. Abbiamo completato una missione e ci dà 150 miglia, ragazzi. Buono, buono, buono. Ok, ragazzi, adesso. Magari in questo video non credo faremo la caccia oggi con un coupon. Però in questo video proviamo a fare un bel po' di cosette, ragazzi, eh. Siamo a 15 minuti, ragazzi, di registrazione. Mamma mia, cioè, non mi pare, a parte un video di Dragon Ball di 20 minuti, non mi pare che siamo andati così tanto in un video di Animal Crossing, ragazzi. Ok, ragazzi, andiamo di qua adesso. E con 50, lo potete leggere anche voi, muretti giapponesi, iniziamo a costruire il nostro orto. Iniziamo, boom. Allora, e già iniziamo male perché già ho sbagliato, dovevo metterlo più dietro. Perfetto, ora va meglio. Avremo tutta questa zona a disposizione. In questo momento ho messo il selciato da arco, perché diciamo che la parte centrale della mia isola è fatta tutta quanta con il selciato. Ho detto perché non metterlo anche qui. E ragazzi, adesso che la nostra isola sta iniziando a prendere più forma, spero che in questo video riusciremo a raggiungere le 4 stelle. Almeno questo, dai, per far aumentare la popolarità del mio canale. E poi nel prossimo video, se riusciamo a raggiungere le 4 stelle, ragazzi, proveremo a raggiungere le 5 stelle. Perché? Perché seguendo una live di una youtuber ha detto che dalle 4 stelle alle 5 stelle non ci vuole molto. Quindi speriamo che la cosa che abbia detto sia vera. Perché sennò, ragazzi, non ce la faccio più. Cioè, sono anni. Sono. Mamma mia! È quasi un anno che ho Animal Crossing, eh. E ancora non l'ho completato. Cioè, la storia sì. Magari la 5 stelle no. Quasi un anno, perché? Perché mi è arrivato esattamente il giorno dopo del mio compleanno. Io ho fatto il compleanno il 4 di maggio e lui mi è arrivato il 5, esattamente il giorno dopo. Quindi pensate, non ci ho manco potuto giocare il giorno del mio compleanno. Ma l'importante è che è arrivato effettivamente. Ok, giriamo da questa parte, ragazzi. Dobbiamo girare. Qui la mia isola è un po' tutta quanta così, ragazzi, no? Ok, allora. Che è tutta quanta zigzag. Dovrò sistemarla nel futuro. Ma intanto qua finiamo le nostre recensioni. Quante ne abbiamo ancora? Ancora 27, ragazzi. Cioè, per fare questo orto stiamo praticamente sprecando 50 recensioni. No, sprecando, ma stiamo usando 50 recensioni, ragazzi, eh. Abbiamo usato un bel po' di recensioni. Spero che a Fuffi bastino. Ma io lo spero proprio. Cioè, qualche recensione l'ho messa. Ho fatto un botto di cose, Fuffi. Ok, ragazzi, mettiamo l'ultima e poi chiudiamo. Perfetto, l'orto è stato fatto, da qui si può uscire. E ora vediamo che ci dirà Fuffi, ragazzi. Da questa parte, prego. Ah no, ce l'ho dall'altra parte, scusate, è colpa mia. Cioè, ragazzi, ho fatto minimo 5 aree con queste cose. Dai, ci ha fatto quella relax, abbiamo fatto adesso oggi insieme l'orto. Poi, a un'altra recensione, tutto pieno di... Arrivano i regali dal nulla. Tutto pieno di fiori, ragazzi. Anche fuori tutto pieno di fiori, eh. Vorrei farvi notare questa cosa. Se il vento magari mi spingesse anche il coso. Perfetto. Da notare, eh. Questa cosetta qui. Poi, adesso abbiamo fatto quindi questa zona qua l'orto. Poi abbiamo fatto la zona giapponese. Quante altre cose dobbiamo fare? Dov'è il mio regalo? Direi che lo perdo se vado dentro i fiori. Come sono mie di Nook. Ecco, pioggia di tesori. Perduti, infatti. 1000 miglia! Ragazzi, è probabile che questa volta invece, con questa risvolta, è probabile che ci andiamo su un'altra isola. Allora, sapete che c'è, ragazzi? Io, giusto per completare una missione che ci dà un po' di miglia, ci dà 200 miglia. Se mi chiedete come ho fatto, bene, non è un'ascia normale questa. Questa è l'ascia senza ascia di pietra, ascia, solo ascia. Che se la colpisce 3 volte ci permette di fare fuori il nostro povero alberello. 200 miglia, ragazzi, 300 miglia mancano, 300. Ci posso completare questa missione qui, che dopo andiamo a fare subito. Ma prima andiamo a parlare con Fuffi. Oh, ciao Greta, parlami. È un topolino, eccola qua, Greta.
La cassata? Ah, Dio! Una nuova emozione! Nuova emozione, ragazzi! Proviamola, bellissima, un attimo, dov'è? Di questa parte, credo. No, c'è il ritmo del sangue, scusate! Colpa mia! Allora, apriamo la cosa parte. Eccola! Bellissima! Siamo bellissimi! Ok, andiamo, ragazzi, a parlare subito con Puffy. Ah, un'altra cosa, per raggiungere prima le 5 stelle. Salutiamo i nostri venditori ambulanti, sempre, l'ho già fatto, ma lo rifacciamo, lo rifa... Dopo la dobbiamo registrare di nuovo. La fa anche un trenino. Allora, salutiamolo adesso. Addio. Perfetto, salutare non fa mai male. A volte parlateci pure. Così, eh. Ne salutiamo e basta. Siamo gentili almeno un po'. Un po'. Allora, parliamo con Fuffi. Fuffi, vieni qua. Subito. Adesso. Sì, valutazione dell'isola, lo sapete. Stelle, ragazzi, no. Adesso ti tiro un controller, Fuffi. Vai, ce l'ho in mano, eh. Ce l'ho in mano, gli tiro un controller. Basta, non lo voglio più sentire! Non lo voglio più sentire! No, basta, me ne vado adesso. Sto facendo cose con i miei fan, a te non ti parlo più. Usciamo, ragazzi. Cioè, questa cosa sono solo anche non passati suggestivi, sa dire. Basta, solo sta cosa. Mamma mia, oh! Solo questa cosa sa dire. Prima ci illude, stai ignorando, stai ignorando, e poi manca la cosa di suggestivi. Va. Allora, completiamo le ultime missioni. Ah, sì, ok, mi ricordo quali sono. Ragazzi, muta Nukinch! Vediamo l'app modifica l'isola, però. Oh, sì, basta così, grazie. Addio! Voliamo! Via! Andiamo! Sono bellissimo, cioè, questo coso che ho in testa è bellissimo. Ok, ragazzi, take due marine, andiamo! Lo trovo sempre in giro, quindi andiamo. Eccolo qua, subito uno, ragazzi, eh. E due. Avanti. Vita di mare, e siamo a uno, ragazzi, subito. Perfetto, ragazzi. Magari questa parte ve la potete anche tagliare, eh. Abbiamo tanto che tirate le marine e trovano subito, ragazzi. Cioè, questa mi viene una perla. Dov'è? Ah, ok, non lo muovere. Basta! Tutte le vite di mare che ho abbandonato in mare stanno tornando. Perché voi dovete sapere, la leggenda. No, ok, va bene, sono proprio. Prendete iscritti se vi faccio questa battuta. Ok, ragazzi, ultima creatura per completare la missione e avere le mie che ci servono, ragazzi. Basta, che cos'è? No, vabbè, ragazzi, no, vabbè. Ce l'ho registrato. Ce l'ho registrato. Dall'altra parte, abitante. No, vabbè, ce l'ho registrato, ce l'ho registrato, lo so, a finire su YouTube. Ho avuto 5 vite di mare consecutive, ma vuoi fare una cosa con 3 vite di mare consecutive, dai. Ma no, mo li liberiamo, rimetti in acqua. Ma chi le vuole? Io no. Ah, finito, perfetto, ragazzi. Abbiamo completato anche l'ultima missione. Che ci farà arrivare di nuovo a 2000 miglia. Ok, adesso troviamoci la nostra muta. Ci siamo. Ho sbagliato, non volevo togliermi quello. Questo è bellissimo. Perfetto, non volevo togliermi quello. Voglio togliermi la mia muta e di diventare carnevaloso. La carnevaloso non si può sentire, però, eh. Ok, andiamo, ragazzi. Rientriamo qua dentro senza guardare né Fuffi né Tom Nook perché sono cattivi. Tom Nook, l'altra volta per farmi fosse andato, si è preso 50.000 stelline. Io mi ricordavo che erano 20.000. Scontentissimo. Scontentissimo, sottolineo. Ok, ragazzi, prendiamo un coupon mio di Nook. Lo so che, ragazzi, io non sono un professionista. Quindi diciamo che
Ragazzi, purtroppo il mio canale è così, non sono un professionista a giocare, però faccio del mio meglio. Spero di farvi sorridere quando giochiamo insieme, quando gioco, e vi porto video sul canale. Spero che qualcuno veda anche l'altro video di Animal Crossing che abbiamo fatto, provare di arrivare alle 5 stelle, cioè le 4 stelle, anche questo video è finito malissimo. L'altro video si intitolava proviamo ad arrivare alle 5 stelle, è finito malissimo. Questo video si intitolerà proviamo ad arrivare alle 4 stelle 2, finito sempre malissimo, e così si intitolerà sicuro. Se non si intitola così ditemelo sotto nei commenti, che poi io cambio subito il titolo. Sì, dopo Baldo, muoviti, non avevo molto tempo, 6 minuti, muoversi. Vorrei partire. Volare con un coupon. Dai, ragazzi, prima nella isola di prima. Strumenti inclusi, sì, decolliamo. Cioè, ragazzi, nell'isola di prima non ho trovato manco l'abitante. I frutti non erano neanche diversi. Allora, nella mia isola ho pesche con le banane fresche. Pesche e ciliegie. Pesche sono dell'isola di un mio amico. Le ciliegie sono proprio le mie. Perché, ragazzi, avere la varietà di frutti non solo fa abbellire l'isola, ma avere la varietà di frutti mi fa pure guadagnare i dindini. Ma tanti dindini. Capite? Cioè, se voi andate a vendere le cose che non sono vostre, come dire, ragazzi, non mi ricordo adesso mi si chiama. Dai, ti prego, dai, sono su YouTube, almeno dammi un abitante, no? No, raga, manco l'abitante, ragazzi, non ci credo. Due volte consecutive, non è possibile! No, di nuovo le ciliegie, basta! Dai, ma questa è proprio tristezza. E la cosa brutta è che io su quest'isola ci sono già venuto. Io me la ricordo questa. Ma devo per forza spaccare sta cosa, raga. Vabbè, ragazzi, sapete che vi dico? Sì, ragazzi, salviamo e usciamo. Ragazzi, purtroppo questo video è finito malissimo. Cioè, ragazzi, ho sprecato 2000 miglia. Mi sarei potuto comprare un distributore per trovare qualcuno e non ho trovato nessuno. Sono provato ad arrivare alle 5 stelle e non siamo arrivati alle 4 stelle. Scusate, colpa mia sempre. Vabbè, ragazzi, questo video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Spero che io vi possa aver strappato un sorriso. E noi ci vediamo alla prossima.